Io mi sono fatto una maschera e Marchini ha dormito. Però tutte vogliono sapere da te com'è andato il parto. Benissimo. Per te. È stato un parto pieno di emozioni. Dobbiamo fare una diretta dove spiegherai il parto. Sapori intensi. Che sapori? Guarda, vi spiegherò poi cosa è successo, che quando stavo per espellere praticamente Azzurra continuavo a dire: amore, dai, dai, che ci sei, che poi ti vado a prendere un gelato. Ma che cazzo? Brava! Dai, ancora, vai! Cos'è che fai, Azzurra? Piano. Allora ragazzi, scusateci se siamo un po' assenti in queste giornate e lo saremo anche magari nelle prossime, ma Azzurra è stata bravissima stanotte, ma vogliamo un po' goderci questo momento insieme. E ieri Marchini, come vi dicevo, mi ha fatto una sorpresa bellissima a casa, mi ha fatto trovare una cosa spettacolare. Ora vi faccio vedere il video che un nostro amico ci ha montato, e il Marchini gli ha mandato tutti i video. Lui, come sapete, adora riprendere, fare video, fare tutte queste cose qui, e quindi mi ha fatto questa sorpresa, ha ripreso tutto, e tramite questo nostro amico, che ringrazio, Dago, e ha montato tutto il video ed è bellissimo. Pensate che la prima volta che l'abbiamo visto, ieri sera ci siamo messi a piangere dal tanto che è bello. Ora lo pubblico come post nel profilo. Comunque, per chi me lo stesse chiedendo, sì, sto allattando, e è molto più brava di Bianca, diciamo Azzurra, speriamo per il momento, e ne ho anche abbastanza, infatti mi sa che oggi me lo tirerò un pochino e lo dovrò o congelare o buttare via, perché preferisco comunque sempre allattarla dal mio seno, non dal biberon, quindi se me lo tiro è da buttare per forza, anche se mi dispiace, però dato che dorme abbastanza, almeno 3-4 ore dopo la poppata Azzurra, il seno mi si gonfia molto e mi fa male, quindi devo aiutarmi un pochino. Siamo tutti molto contenti, purtroppo Ale oggi non c'è perché è tornato dal papà questo weekend e come sapete era tanto tempo che non lo vedeva, quindi stiamo cercando il più possibile di... giusto così, comunque poi ci teneva ad andarci. E niente, comunque nel video c'è anche Ale, perché ieri Ale c'era, quindi vedrete anche la reazione di Ale. E pensate che ieri quando poi ci siamo messi a pranzare abbiamo pranzato alle 3. Scusate, perché tra una cosa e l'altra abbiamo messo tutte le attenzioni su Azzurra e ci siamo dimenticati anche di mangiare, e quando abbiamo iniziato a mangiare alle 3 più o meno, e Ale ha preferito non mangiare, sedersi sul divano con in braccio Azzurra e ci ha detto: mamma, mangiate voi, non vi preoccupate, appena avrete finito mangerò io, così vi tengo Azzurra. Comunque abbiamo delle foto bellissime, pian piano nei prossimi giorni pubblicheremo tutto. Ci prenderemo ovviamente qualche giorno per noi, quindi non saremo molto attivi per questo. Se posso raccontarvi qualcosa e avrò tempo lo farò, se no capite un pochino il momento, ma sono tre bambini, in più ci vogliamo un po' godere anche questo momento. Tanto stavo dicendo che Bianchina ha atteso questo momento per 9 mesi, tutti i giorni ci chiedeva di Azzurra. Infatti ieri quando sono tornata, che avevo ancora un po' di pancetta, cioè ho ancora un po' di pancetta come è giusto che sia, sono normale, sono umana anche io, ha detto: ma Azzurra qui dentro? Dico: no, non c'è più niente qui dentro. E pensavo ci fosse un altro bambino, dico: no amore, non c'è nessuno. È stata spettacolare ieri. Adesso vi pubblico il video.